buonasera e grazie di cuore per la vostra presenza e il vostro sostegno. Siamo tornati in questo teatro dopo anni tanto difficili per tutti con un solo desiderio: regalarvi un po' di atmosfera natalizia, anzi condividere con ciascuno di voi la gioiosa attesa per questo periodo che sta arrivando. E allora, all'ingresso avete ricevuto un biglietto con un testo che rispecchia la nostra idea di festa. Vorremmo che arrivati al ritornello vi uniste a noi, senza paura. Una canzone da vivere insieme, se no che Natale è? Scoppia nel cuore. E voi?
Voi non volete inondarvi di Natale? Sì? Allora cominciamo da stasera, da un racconto che vi piacerà e che vi porterà dritti allo spirito di questa festa. Scrooge, ma non il vecchio Scrooge, quello vecchio, avaro e prepotente. Io mi sono innamorata di Scrooge durante la sua giovinezza, quando era bello, galante, pieno di sogni, ricambiava il mio amore. Poi un giorno tutto è cambiato, l'avidità lo ha inghiottito e l'ho lasciato. Ma io sono una sentimentale e non ho mai, mai smesso di credere che se una persona vuole può cambiare. E voi? Voi credete nell'amore, nella bontà e nella gentilezza? Sì? Allora prestate attenzione. Per cominciare, il vecchio Marley era morto, stecchito come un chiodo di una porta. A dire il vero, non ho idea di cosa ci fosse di particolarmente morto nel chiodo di una porta, ma questo antico modo di dire racchiude in sé la saggezza dei nostri antenati, che io non mi permetterò mai di contestare. Mi limito quindi a ribadire che Marley era morto, stecchito come un chiodo di una porta. Scrooge non aveva mai cancellato il nome del vecchio Marley e anni dopo la sua scomparsa si leggeva ancora sopra la porta del magazzino il nome della loro ditta conosciuta come Scrooge e Marley. Lo ammetto, Scrooge era un vero spiloccio, un vecchio peccatore che sapeva estorcere, strappare, afferrare e fregare. E accumulava tutto quello che riusciva a portar via tenendoselo ben stretto. Il gelo che regnava in lui aveva irrigidito i suoi vecchi lineamenti. Il caldo e il freddo che regnavano all'esterno avevano ben poca influenza su Scrooge. Nessuno si sognava mai di fermarlo per strada e dirgli con aria allegra: «Come sta, mio caro Scrooge? Quando verrà a trovarmi?» Nessun mendicante aveva il coraggio di chiedergli un centesimo. Ma a lui tutto ciò non dispiaceva, anzi, ne era felice e orgoglioso. Ci teneva, infatti, ad avanzare lungo il cammino affollato della vita senza attirare su di sé la simpatia degli altri. Un bel giorno, sebbene fosse la vigilia di Natale, Scrooge stava lavorando nel suo ufficio. Era una giornata fredda, cupa e nebbiosa. Gli orologi della città avevano appena battuto le 3. La nebbia era così fitta che le case di fronte sembravano fantasmi. C'era da pensare che la natura infuriata stesse tramando una terribile e misteriosa vendetta. La porta dell'ufficio di Scrooge era aperta per consentire di controllare il suo impiegato. Nella stanza c'era un fuoco molto piccolo, ma quello dell'impiegato era addirittura invisibile e sembrava composto da un unico pezzo di carbone. Buon Natale, zio, che Dio ti protegga! Stupidaggini! Oh, zio, non vorrai mica dire che il Natale è una stupidaggine. Certo che lo dico. Si può sapere che diritto hai di essere allegro e perché mai dovresti essere felice, povero come sei? E tu? Che diritto hai di essere triste? E perché mai dovresti essere infelice, ricco come sei? Fesserie!
Dio, non ti arrabbiare. E come faccio a non arrabbiarmi, dato che sono costretto a vivere in un mondo di stupidi? Buon Natale! Ma finiamolo con queste sciocchezze! E per te il Natale è solo il giorno in cui devi saldare tutti i tuoi conti, ma non hai abbastanza soldi. Ti senti invecchiato di un anno e non sei affatto più ricco. Se per te questo è passare il Natale... Lasciami in pace, trascorri Natale a modo tuo e lascia che io lo trascorra come preferisco. Ma il Natale è un periodo bello e piacevole, all'insegna della gentilezza, del perdono e della carità, senza dimenticare il rispetto e la venerazione che dobbiamo riservargli a causa della sua natura sacra. È l'unico momento dell'anno in cui uomini e donne aprono il loro cuore e trattano coloro che giudicano inferiori come se davvero fossero compagni di viaggio nella vita. Caro zio, anche se il Natale non mi ha mai fatto entrare in tasca un soldo, sono convinto che mi abbia fatto del bene e che me ne farà ancora. Bravo, ben detto! Fammi sentire un solo rumore e trascorrerai il Natale restando senza lavoro. Ti prego, zio, non arrabbiarti e vieni a pranzo da noi domani. Più volentieri mi taglio una gamba. Ma perché? Perché, zio? Perché ti sei sposato? Ma perché mi sono innamorato? Perché ti sei innamorato? Buonasera! Mi dispiace di vederti così testardo. Noi due non abbiamo mai litigato e ho voluto fare questo tentativo in omaggio al Natale e voglio comunque mantenere il mio umore natalizio. Ti auguro dunque buon Natale. Buonasera. E buon anno. E di nuovo buonasera. Tanti auguri, Bob. Buon Natale. Grazie altrettanto a lei, signore. Come farà il mio impiegato a dire che è un buon Natale? Con la miseria di stipendio che gli do, moglie e figli a carico e la povertà in cui vive. C'è poco da stare veri. Va. Scrooge le mani. Ho il piacere di parlare col signor Scrooge o col signor Marley? Il signor Marley è morto 7 anni or sono, questa stessa notte. Siamo certi che la sua generosità sia ben rappresentata dal socio sopravvissuto. Vede, signore, alcuni di noi hanno pensato di fare una raccolta fondi per i più poveri e i bisognosi. Che cifra potremmo scrivere a suo nome? Niente, niente! Desiderate rimanere anonimo? Desidero essere lasciato in pace! Vi rendete conto che se voi date soldi ai poveri, non saranno più poveri? E se loro non saranno più poveri? Voi non dovrete più raccogliere soldi per loro. E se non dovrete più raccogliere soldi per loro, voi vi troverete senza lavoro. Oh signori, non chiedetemi di farvi perdere il lavoro, non alla vigilia di Natale. No, 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 ci mancherebbe altro, no signore. Allora vi consiglio di andare via! Andiamo, andiamo. Oh. Nel frattempo, la nebbia e l'oscurità erano diventate così fitte che in cambio di un giusto compenso alcune persone camminavano davanti alle carrozze a cavalli, guidando nel cammino con l'ausilio di torce accese. Il freddo sempre più intenso e penetrante. Un gruppo di persone si radunò fuori dall'ufficio di Scrooge con l'intento di rallegrare un poco con un canto di Natale. Ma non appena sentì il primo verso, Scrooge impugnò il suo bastone con una furia tale da far fuggire terrorizzati i piccoli cantori. Oh. Venne finalmente l'ora di chiudere l'ufficio. Immagino che domani vorresti avere la giornata libera. Se lei sta bene, signore. A me non sta affatto bene! E non è giusto! Ma signore, domani è Natale. Succede una volta all'anno. Bella scusa. Intanto ogni 25 dicembre io ti pago e tu non lavori.
Vada almeno di arrivare in anticipo il giorno seguente. Signore. Ecco. Buonasera. Scrooge uscì per strada, borbottando tra sé. E andò a bersi qualcosa nella solita misera taverna. Poi si avviò verso la casa che un tempo era appartenuta al suo socio Marley. Arrivato davanti alla porta di casa e dopo aver infilato la chiave nella serratura, Scrooge si trovò davanti il volto di Marley al posto del batacchio. Era proprio la faccia del defunto e invece di essere oscurata da un'ombra impenetrabile come gli altri oggetti che la circondavano, era avvolta da un alone di luce sinistra. Scrooge fissò impietrito lo strano fenomeno, ma il batacchio riprese subito il suo aspetto normale. Allora girò la chiave nella serratura, con decisione. Ed entrò in casa. Salì le scale senza badare al buio, che gli piaceva perché non costava nulla. Dopo aver controllato l'interno di tutte le stanze del piano di sopra e provveduto a chiuderle a chiave con doppia mandata, entrò nella sua stanza da letto. La esaminò a fondo, perfino sotto il letto. E anche qui dette una doppia mandata alla porta. Soddisfatto, si tolse la cravatta. I guanti e il cappotto. Infilò la vestaglia e anche le pantofole. E poi il suo berretto da notte. E si sedette davanti a quel fuoco che in una notte così gelida non serviva quasi a niente. Appoggiò la testa allo schienale della poltrona e notò che una campanella appoggiata alla parete si era messa improvvisamente a rondolare. Da prima non emetteva nessun suono.
Sbalordito, in preda a un certo panico, si accorse che, a loro volta, tutti i campanelli della casa avevano cominciato a trillare. I campanelli smisero di suonare all'unisono, così come avevano cominciato. E all'improvviso si sentì un rumore metallico provenire dai piani inferiori. In quel momento Scrooge si rammentò di aver sentito dire che gli spettri vagano nelle case infestate, trascinandosi dietro le catene. Fesserie, tutte fesserie, io non ci credo. Oh, fantasma! Si può sapere cosa vuoi da me? Molto. Chi sei? Chiedimi piuttosto chi ero. Allora, dimmi chi eri. Sei molto pignolo per essere un'ombra. Da vivo ero il tuo socio, Jacob Marley. Puoi sederti? Sì. Allora, certo. Siedi. Tu non credi alla mia presenza? No. Oltre alle prove che ti forniscono i tuoi occhi, quali dimostrazioni vorresti avere? Non lo so. Per quale motivo non hai fiducia nei tuoi sensi? Perché basta poco per ingannarli. Per esempio, un lieve disturbo di stomaco. O forse un pezzo di carne mal digerito. Un cucchiaio troppo abbondante di senape, una fetta di formaggio o un boccone di patata poco cotto. Qualunque cosa tu sia, mi fai sembrare a un ragù di carne andato a male. Tu che un fantasma. Stupidaggini! Sono tutte stupidaggini! Pietà, spaventosa apparizione! Perché mi tormenti? Mi credi adesso, uomo dai pensieri terreni? Sì, ormai non posso più rifiutarmi. Ma perché? Per quale motivo i fantasmi vadano per la terra? E perché sei venuto proprio da me? Lo spirito di ogni uomo deve aggirarsi tra i suoi simili e viaggiare ovunque. Chi non lo fa da vivo è condannato a farlo da morto, vedendo tutte le cose che non può più assaporare, ma che lo avrebbero resa felice se le avesse conosciute quando era in vita. Perché sei incatenato? Porto la catena che io stesso mi sono forgiato quando ero in vita. L'ho costruita io, anello dopo anello, metro dopo metro, e mi ci sono imprigionato di mia spontanea volontà. Non dirmi che ti sembra strano. Non è forse vero che conosci il peso e la lunghezza della catena che porti? Ebbene, 7 natali fa era già lunga e pesante come la mia, ma da allora ci hai lavorato molto e adesso è diventata molto robusta. Caro vecchio Marley, dimmi una parola di conforto. Caro vecchio Scrooge, non posso confortarti perché non è mio compito. La consolazione arriva da ben altre parti. Ascolta bene le mie parole. Il mio spirito non è mai uscito dal nostro ufficio e non si è mai avventurato oltre gli stretti limiti di quella tana in cui ci guadagnavamo montagne di denaro, spesso a scapito di qualche poveraccio. In questo periodo là soffro più del solito. Ascoltami, ormai il tempo a mia disposizione è quasi finito, ma sono venuto
per avvisarti e per dirti che sei ancora in tempo e che hai la possibilità e la speranza di sfuggire il mio stesso destino. Ti ringrazio, sei sempre stato un buon amico. Riceverai la visita di 3 spiriti. Il primo arriverà domani a luna in punto. Il secondo la notte successiva. E il terzo la notte seguente, sempre alla stessa ora. Ma non posso vederli tutti insieme, in modo che è da finirla con questa storia? No. E non illuderti di rivedermi, e per il tuo bene cerca di ricordare le mie parole. Ricordati le mie parole. Ricordati. L'apparizione si allontanò, camminando all'indietro. Arrivata alla finestra uscì e, lamentandosi e gemendo, si unì ad una schiera di spiriti erranti che continuavano a lamentarsi. Ognuno di loro portava con sé una lunga e pesante catena. Scrooge sentì un gran bisogno di riposare. Andò a letto e si addormentò di colpo. Quando Scrooge si svegliò, era così buio che quasi non si distinguevano i vetri della finestra dalle pareti della stanza. Mentre scrutava le tenebre, la campana di una chiesa vicina batté 4 quarti. Aspettò di sentire l'ora, ma con sua grande sorpresa ritoccarono le 6, poi le 7, poi le 8 e infine le 12. Le 12! E lui si era coricato alle 2. Forse il meccanismo di quell'orologio si era inceppato. Armeggiò con il suo orologio per correggere quello strumento insolente. Ma anche lui si fermò dopo aver battuto le 12. Non posso aver dormito per un giorno intero. Ed è impossibile che sia accaduto qualcosa al sole e che quei 12 colpi abbiano suonato il mezzogiorno. Spaventato, si alzò. E raggiunse a tentoni la finestra. Ma riuscì a distinguere ben poco, perché la nebbia non si era ancora alzata. Tornò a letto a riflettere, ma più ci rimuginava sopra, meno riusciva a spiegarsi quello che era accaduto. Si sforzò di pensare ad altro, ma l'apparizione di Marley l'aveva sconvolto. Quando la campana batté di nuovo i 3 quarti, Scrooge si ricordò della visita che, secondo lo spettro di Marley, avrebbe ricevuto a luna. L'ultimo quarto d'ora trascorse così lentamente che gli venne il dubbio di essersi addormentato. Ma ad un tratto echeggiarono i ritocchi. Mezzanotte e un quarto. Mezzanotte e mezza. Luna meno un quarto. È luna e non è accaduto ancora niente. Non appena si sentì l'ultimo colpo, grave, cupo e malinconico, la stanza venne inondata di luce. Era uno strano spirito, giovane e anziano al tempo stesso. I lunghi capelli che sfioravano le spalle erano candidi come quelli di un vecchio, ma il suo volto era liscio e roseo. Indossava una tunica bianca. Sei tu lo spirito di cui mi hanno parlato? Sì,
Chi sei? Sono il fantasma del Natale passato. Ma passato da molto tempo? Si tratta del tuo passato. Perché sei qui? Mi interessa il tuo benessere. Guarda che per stare bene mi basterebbe una sola notte di giusto riposo, senza interruzione da parte di spiriti, fantasmi o via dicendo. Attento! È arrivato il momento della tua conversione! Alzati e vieni con me. Ma dammi tempo di mettermi qualcosa addosso, fuori si gela e in pantofole mi beccherò un accidente! Ah no, basta! Che io ti appoggi la mano sul cuore e tu potrai volare con me! Senza tempo e senza bisogni terreni, andiamo! Passarono attraverso la parete e si ritrovarono sopra una strada di campagna, fiancheggiata da campi e prati. La città era scomparsa, insieme alla nebbia e all'oscurità. Era una fredda e chiara giornata d'inverno. Ma Dio, mio Dio, ma io sono cresciuto in questo posto. Ricordi la strada? Certo, potrei percorrerla ad occhi bendati. Strano che tu l'abbia dimenticato per così tanto tempo. Va, su, andiamo. Ad un certo punto apparve in lontananza una cittadina e un magazzino, all'interno del quale c'era una festa. Tutti danzavano e Scrooge scorse se stesso da ragazzo mentre ballava con una ragazza. Scrooge, che ballava con me. Ma quello ero io. Ti eri innamorato, ricordi? Sì, mi ricordo. Ma quello è bello. Io ero perdutamente innamorato di lei. Ricordi anche quello che successe pochi anni dopo il vostro fidanzamento? Guarda. Non importa, a te importa ben poco. Un altro idolo ha preso il mio posto e se potrà rallegrarti e confortarti come ho cercato di fare io, beh, non avrò di che lamentarmi in avvenire. Quale idolo ha preso il tuo posto? Un idolo d'oro! Ecco la giustizia del mondo, nessuno vuole la miseria, ma nulla si condanna con così tanta severità come chi ricerca la ricchezza. Tu hai troppa paura dell'opinione del mondo, per questo ti sei allontanato da tutti, per non essere criticato. Ho visto le tue ambizioni più nobili cadere a una, e infine ti sei lasciato dominare completamente dall'interesse. Non è forse vero questo? E con ciò non sono cambiato nei tuoi riguardi, lo sono forse. Il nostro legame vero risale a quando eravamo più giovani e poveri, ma rassegnati e contenti, perché credevamo con il nostro lavoro, la pazienza e l'amore che avremmo potuto cambiare la nostra situazione. Ma tu sei cambiato invece. Quando eravamo fidanzati, tu eri un altro uomo. Ma ero un ragazzo. Vedi, pure la tua stessa coscienza ti dice che non sei più quello che eri. Io invece sono rimasta la stessa. E mi rendo conto che tutto ciò che ci prometteva felicità quando avevamo gli stessi sentimenti sarà di certo infelicità ora che siamo diversi. Non so dirti quanto e con quanto dolore io ci abbia pensato, ma ho capito Scrooge, è tempo di ridarti la tua libertà. Te l'ho forse mai chiesta? A parole no, mai! E in quale modo allora? Cambiando il tuo carattere, la tua atmosfera di vita, le tue speranze. Tutto ciò che un tempo rendeva bello il mio amore ai tuoi occhi. Se non mi conoscessi, dimmi, mi sceglieresti ancora? Cercheresti ancora di conquistarmi? Oh no, certo! Sei tu che lo dici. Sarei felice di poter pensare differentemente, il cielo lo sa,
ma so che se tu tornassi indietro non sceglieresti mai una ragazza senza dote. Tu che misuri tutto nel tuo interesse, ne sono sicura. Ed è per questo che io ti rendo la tua libertà, Scrooge, di tutto cuore, per amore di quello che sei stato per me un giorno. Ti prego, spirito, riportami a casa. Perché continui a torturarmi? Esausto e sopraffatto da un sonno terribile, si accorse di essere nella sua camera da letto. Si gettò sulle coperte e sprofondò in un sonno profondo. Scrooge si svegliò di colpo, disturbato dal rumore che lui stesso faceva russare. Nessuno dovette avvisarlo che la campana stava per battere di nuovo l'una. Sapeva, infatti, di essersi destato in tempo per incontrare il secondo messaggero inviato di Grazia Marley. Voleva affrontare lo spirito nel preciso istante in cui sarebbe apparso. Vieni, Ebenezer Scrooge, vieni a conoscermi, amico mio. Io sono il fantasma del Natale presente. Non hai mai visto nessuno che mi somigliasse, vero? No, no. Non ti sei mai trovato in compagnia dei membri della mia famiglia? Più giovani. Sai, io ho appena un anno e quindi mi riferisco ai miei fratelli maggiori. Temo di no, hai molti fratelli. Circa 2000. Oh, bella famiglia da mantenere. Deve essere terribile e anche molto costoso. Ti prego, portami dove vuoi. Ieri notte sono stato portato via con la forza, ma ho imparato una lezione che sta cominciando a servirmi. Se vuoi insegnarmi qualcosa, io sarò a tua disposizione. Allora, tocca il mio mantello! In un solo istante svanirono l'agrifoglio, il vischio, le bacche rosse, l'edera, le cibarie. E svanirono anche la stanza, il fuoco e la notte. I due si ritrovarono in giro per le vie della città in una mattina di Natale. Faceva molto freddo e nell'aria echeggiava il chiasso allegro che la gente produceva spalando la neve davanti alle case, facendola cadere in strada con grande divertimento dei bambini. Il suono della campana chiamò a raccolta i fedeli, diretti in chiesa. La vista di quelle persone così festose sembrò colpire in modo particolare lo spirito, che fermo insieme a Scrooge agitava la sua torcia. Doveva trattarsi di una torcia straordinaria, perché un paio di volte alcune persone si urtarono e iniziarono a litigare, ma non appena un pizzico di quella polvere sottile li sfiorava, la serenità tornava subito a regnare. Ma c'è qualche aroma particolare nella cenere della tua torcia? Ma certo, l'aroma del Natale! E si adatta ad ogni tipo di situazione e di pranzo? Certamente, si adatta ad ogni pranzo offerto con cordialità e soprattutto quelli offerti ai più poveri. Perché ai più poveri? Ma perché? I poveri ne hanno più bisogno. A questo punto il fantasma si recò a casa dell'impiegato di Scrooge. Giunto sulla soglia, si fermò a benedire la dimora di Bob Cratchit con le scintille della sua torcia. La signora Cratchit si alzò. Indossava un abito dall'aria logora, ma in compenso era tutta ornata di nastri,
che costavano poco e che però consentivano di fare bella figura. La donna apparecchiò, aiutata da Belinda, la sua secondogenita, anche lei piena di nastri. Intanto la piccola Cratchit entrò di corsa gridando eccitata al pensiero del pranzo e si mise a danzare intorno alla tavola. Ma cosa sarà accaduto a vostro padre, al piccolo Tim e a Marta? Come mai sono così in ritardo proprio oggi che è il giorno di Natale? Scusate il ritardo, ma ieri sera ho finito tardi di lavorare. E stamani non finivo più di riordinare la casa del padrone. Non importa, basta che tu sia venuta. Siediti vicino al fuoco e scaldati. Intanto stava arrivando papà con Tim. Sta arrivando papà con Tim. Sta arrivando papà con Tim. Ci va niente. E buon Natale a tutti quanti. Bentornato, caro. Grazie, mia cara. Come si è comportato il piccolo Tim? Buono come un altro. E anche di più, adesso tu pensa che mentre tornavamo a casa, Tim mi ha detto che sperava che l'avessero visto tutti in chiesa. E vedendo che è storpio, la gente forse si sarebbe ricordato che oggi è la festa di colui che fece camminare gli storpi e vedere i ciechi. A quelle parole tutti si commossero. Era molto bello ciò che il piccolo Tim aveva detto. Finalmente vennero portati i piatti in tavola e si recitò la preghiera di ringraziamento. Al termine del pranzo, Bob propose un brindisi. Buon Natale a tutti noi, miei cari. Dio ci benedica. E che Dio ci benedica tutti quanti. Ti prego, spirito, dimmi se il piccolo Tim vivrà. Vedo una sedia vuota nell'angolo di quel povero camino e una stampella senza padrone, conservata con cura. Se le ombre del futuro non influenzeranno la situazione, il bambino morirà! No, no, ti prego, spirito gentile, dimmi che sarà sarà spagnato. No, nessuno dei miei successori lo troverà qui, a meno che le ombre del futuro non cambino la situazione. Mie cari, un brindisi al signor Scrooge. Grazie a lui abbiamo potuto permetterci questo pranzo di Natale. Bella roba, sarei proprio felice di averlo qui per dirgli quello che penso di lui. Via, mia cara, ci sono i bambini. Ti ricordi che è Natale? Che deve essere per forza Natale, se hai voglia di bere alla salute di quell'individuo odioso, avaro, duro, privo di sentimenti come il signor Scrooge. Mia cara, è Natale. E allora berrò, ma per amor tuo, in onore di questo santo giorno, che viva pure a lungo. Buon Natale, buon Natale, felice Natale. Anno nuovo a tutti noi. Si stava ormai facendo buio e la neve cadeva fitta. Scrooge e il fantasma si aggirarono per le vie della città e il chiarore dei camini accesi nelle cucine, nei saloni e nelle varie stanze era uno spettacolo a dir poco meraviglioso.
Con sua grande sorpresa, Scrooge sentì delle allegre risate. Si trovavano in una stanza alta e luminosa. Avanti, fate domande e indovinate chi penso. È un animale? Sì, è un animale. È domestico o selvatico? È selvatico. Dove vive? Vive a Londra. Ah, e che verso fa? A volte grugnisce, a volte ruggisce, a volte parla. È un maiale? No. So. È un orso? No, no. Ho indovinato. So cos'è, Fred, so cos'è. Che cos'è? Tuo zio Scrooge. Esatto. E dato che ha contribuito a rendersi allegri, sarebbe vera ingratitudine non bere alla sua salute. Ecco, un bicchiere di vin caldo per tutti. Propongo un brindisi in onore dello zio Scrooge. D'accordo, allo zio Scrooge. Buon Natale e felice anno al vecchio, comunque egli sia. Non accetterebbe questo augurio da me, ma possa esso giungergli in qualche modo. Allo zio Scrooge. Allo vecchio Scrooge. Buon Natale e felice anno allo zio Scrooge. Lo zio Scrooge era così contento che se avesse potuto avrebbe ringraziato di persona l'allegra combriccola. Ma dovettero ripartire. Videro un gran numero di cose spingendosi molto lontano. E visitarono un'infinità di abitazioni. Lo spirito si fermava accanto ad un ammalato e quello guariva. Visitava uomini alle prese con mille difficoltà e loro trovavano il conforto della speranza che li aiutava a resistere. A contatto con lui, la povertà diventava ricchezza. La mia esistenza su questa terra è brevissima. Dura soltanto un giorno. E finirà questa notte. Stanotte? Sì, a mezzanotte in punto. No. E ormai l'ora si avvicina. Echeggiarono 12 rintocchi. Scrooge si guardò intorno cercando il fantasma, ma non lo vide più. Non appena l'ultimo rintocco cessò di vibrare, Scrooge si rammentò della predizione di Marley. Alzando lo sguardo, vide uno spettro dall'aria solenne, drappeggiato e incappucciato, che avanzava verso di lui, simile alla nebbia che si alza dal terreno. Il fantasma avanzava lento e silenzioso. L'apparizione era avvolta da un lungo e pesante mantello nero che gli copriva la testa, il volto ed il corpo intero, lasciando visibile soltanto la mano tesa davanti a sé, grazie alla quale si poteva distinguere la figura dalle tenebre della notte. Sei tu il fantasma dei Natali futuri? Stai per mostrarmi l'ombra di ciò che non è ancora accaduto e che avverrà in seguito. Il fantasma del futuro mi fai molto più paura dei tuoi colleghi. Cosa devi mostrarmi? Non vuoi parlarmi? Portami dove vuoi. La notte passa in fretta e il tempo è troppo prezioso per me. Si misero in cammino.
Lo spirito si fermò accanto a due persone e con un gesto della mano le indicò a Scrooge, che si avvicinò per sentire cosa stavano dicendo. No, non so altro, me ne sono informato della sua morte. Ma quando è successo? Ieri notte, credo. Ma com'è accaduto? Ma io pensavo che sarebbe vissuto in eterno. Lo sa soltanto Dio. Beh, e del suo denaro che ne sarà? Non ne ho idea, l'avrà lasciato la sua ditta. A me non è arrivato. Temo che il suo funerale sarà uno spettacolo ben misero, perché penso che nessuno abbia voglia di andarci. Io potrei andarci, se qualcuno dopo mi offre. Ma, ascolta, ma quel vecchio taccagno ha avuto proprio ciò che si meritava. Così dicono. Fa freddo, però. Per forza, è Natale. Auguri allora. Auguri. Quei discorsi non potevano essere legati in qualche modo alla morte del suo vecchio socio Marley, un evento che ormai apparteneva al passato, mentre il fantasma si occupava del futuro. Non gli veniva in mente nessuno di sua conoscenza, ma chiunque fosse quella persona, le sue vicende racchiudevano un insegnamento morale destinato a lui. L'apparizione guidò Scrooge attraverso strade che non conosceva, finché giunsero al cimitero. Lì c'era la famiglia Cratchit al completo, o quasi. Stranamente c'era silenzio, e anche i piccoli erano tranquilli, fin troppo tranquilli e silenziosi. Ed egli prese un vino, e lo pose in mezzo a me. Piccolo bambino. Spirito del piccolo Tib, siamo qua per te. Quanto bene ti abbiamo voluto. Tu eri un dono inviato dal Signore. A questo punto Scrooge si rese conto che la famiglia Cratchit era andata a trovare il piccolo Tib, che purtroppo non ce l'aveva fatta. Lo spirito si inoltrò fra le tombe e le ne indicò una in particolare. Tremante, Scrooge si trascinò fino alla fossa e su quella lapide dimenticata e abbandonata da tutti lesse il suo nome. Ebenezer Scrooge! No, no, ma allora ero io, il vecchio a cui tutti si riferivano. Il vecchiaccio, il taccaio, anzi, l'avaraccio, che si meritava tutto questo. Ti prego, ti supplico, spirito, ascoltami. Perché mi avete mostrato tutte queste cose? Credete che io sia al di là di ogni speranza? Ti prego, mio buon spirito, intercedi per me, abbi pietà. Dal profondo del mio cuore renderò ogni onore al Natale. Vivrò nel passato, nel presente e nel futuro, e i tre spiriti rimarranno sempre con me presenti, e le lezioni che mi hanno insegnato saranno sempre nella mia memoria. Detto ciò, il fantasma se ne andò, lasciando Scrooge da solo. Era nella sua stanza. Vivrò nel passato, nel presente e nel futuro. Oh Marley, vecchio mio, se non fosse stato per te, avrei fatto una brutta fine. Non so che giorno è oggi,
e non so quanto tempo sono stato con gli spiriti, ma non importa, evviva, evviva, sì! Scrooge si precipitò alla finestra, la spalancò e mise fuori la testa. Niente neblina, nemmeno una nuvola, ma un freddo chiaro, intenso e vigoroso, che faceva danzare il sangue nelle vene con quell'allegro scampanio. Che bello, che bello! Scusa, che giorno è oggi? È Natale e non me lo sono perso. Gli spiriti hanno fatto una sola notte. Buona giornata a te e buon Natale! Scusa, un'ultima cosa. Conosci il pollivendolo qui all'angolo? Va da lui e digli che porti questo enorme tacchino a questo indirizzo. Famiglia Creci, St. Louis Street numero 59, e digli che paga tutto Scrooge! Ah, sì, 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 sì. Il vecchio Bob non immaginerà mai chi glielo manda. Scrooge, dopo la visita di tutti quei fantasmi, aveva compreso fino in fondo che doveva vivere quel che restava della sua vita in modo completamente diverso, e che le ombre delle cose future potevano venire ancora disperse. Così il suo cuore si convertì e si riappropriò della gioia del Natale. Era entusiasta, non sapeva più cosa faceva. Si sentiva leggero come una piuma, felice come un angelo, allegro come un ragazzo di scuola, stordito come un ubriaco. Buon Natale, buon Natale! Sì. Euforico, si tolse la camicia da notte e si infilò gli abiti della festa. Buon Natale, buon Natale, sì, 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 auguri, auguri. Buon Natale a tutti, oh, che bello, che bello, sì, 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 sì. La la la, buon Natale, io, cappello, cappello, niente, via, via. Poi uscì di corsa per le vie della città, sorridendo a tutti coloro che incontrava per la via, e gridando a gran voce, buon Natale a tutti quanti, e felice anno nuovo a tutto il mondo. Si era davvero riappropriato dello spirito natalizio. Scrooge diede un sacchetto di monete d'oro per i poveri e fece un'offerta ai bimbi che cantavano. La sua espressione era così felice e simpatica che tutti gli sorridevano. Poi andò a casa del nipote, aprì la porta e infilò la testa dentro. Si può? C'è nessuno? Ma zio! Zio! Che ci fai a casa nostra oggi? Beh, mi avevate invitato o sbaglio? Beh, eccomi qua! Buon Natale, felice anno nuovo tutte e due! Auguri! Auguri! Ma che bella sorpresa! C'è pronto il pranzo! Oh, sì, c'è il pranzo! Andiamo a mangiare! Andiamo a mangiare! Dopo pranzo, Scrooge decise di andare a fare visita ai Creci. Che bella improvvisata! Chissà come sarà stupito Bob quando mi vedrà. Chissà chi è. Chi è? Oh, lei, signor Scrooge. Buon Natale, signore. Ho un sacco di lavoro per te. Ma signore, ma è Natale oggi. Natale, Natale. Un'altra scusa per essere pigri. E un'altra cosa, Creci. Ho deciso che non voglio più sentirti chiedere una giornata libera. E perciò ho deciso che ti darò un aumento di stipendio. E ti farò diventare mio socio! Socio? Socio! Socio! Sì, buon socio! Grazie, signor Scrooge, grazie! Auguri! Buon Natale, auguri! Sì, sì! Ma questo non è niente! Oh sì! Grazie! Oh, grazie! Grazie! Oh,
Oh, che bello. Sì, sì, sì. E così Scrooge, il mio Scrooge, si era riappropriato del vero spirito di Natale, diventando un vero e proprio testimone di grande bontà. Anche noi in questo santo giorno e ogni giorno coltiviamo gentilezza e altruismo e regaliamo amore e gioia a tutti. Canonica per le prove. Gli addetti alla sicurezza
senza i quali veramente non avremmo potuto svolgere i nostri spettacoli. Grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie. I nostri tecnici audio, luci, suoni, Giorgio Amelli, Fabrizio Morselli, Edoardo Cavallini. E tutto lo staff che ci ha aiutato all'ingresso in sala, preziosissimo aiuto a tutti i ragazzi. Allora, prima di passare a presentarvi tutti coloro che sono, che hanno calcato questa scena, suona bene così, volevamo comunicarvi che, come avevamo scritto sui volantini, sui manifesti, una parte consistente dell'incasso di ieri sera e di questa sera verrà devoluta a delle associazioni di volontariato. Non è stato facile decidere, perché come sappiamo le associazioni sono sempre in difficoltà, però abbiamo fatto tre scelte di comune accordo e abbiamo deciso di devolvere a Rock No War, che come sapete è un'associazione di volontariato attiva da numerosi anni sul fronte internazionale, quindi abbiamo allargato un po' gli orizzonti, e questa sera abbiamo il piacere di avere qua a Giorgio Amadessi, che è il presidente e che è anche cittadino onorario di Nagoya. E voi sapete che la scuola è intitolata a Rock No War, e quindi potete immaginare insomma quale contributo Medulla abbia ricevuto da questa associazione. Poi abbiamo optato per AMO, che purtroppo è un'associazione che molti di noi conoscono, perché entra un po' in tutte le case quando le persone hanno bisogno di essere trasportate per fare le cure. E alla fine, non ci siamo scordati dei bambini, ringraziamo la dottoressa Tartarini, che è qua la presidente dell'AMO. Grazie. Grazie a tutti che abbiamo presenziato e li abbiamo avvisati un po' all'ultimo momento, perché eravamo presi dalle prove. E i Piccoli Grandi Cuori di Bologna, che è un'associazione di riferimento che opera presso i reparti di cardiologia e cardiochirurgia pediatrica al Policlinico Universitario Sant'Orsola Malpighia Bologna, e aiutano le famiglie e i bambini portatori di cardiopatie congenite. Noi abbiamo avuto una famiglia a Medulla che ha vissuto, causa un problema, l'attività di questa associazione, quindi abbiamo deciso che insomma per i bambini avevamo scelto questa associazione. Adesso facciamo presentare. Cominciamo dai bambini. Il piccolo Tim, nonché Chiara Di Costanto. Piccola Tim. Poi abbiamo Sofia Dal Buono. Martina Di Costanto. Poi abbiamo Elisa, non mi ricordo il cognome. Veronese Elisa. Poi iniziamo dal fondo, dal ragazzone alto, bello. Poi abbiamo il nostro spirito del Natale passato, il Borgolini. La nostra narratrice, attrice splendida, Arianna Maraboli. È veramente un valore aggiunto. Poi passiamo a Daniela Cavallini. Lucio Zinno. Il nostro Scrooge. Quindi forse guarito, uno sforzo immenso perché è appena guarito dall'influenza. Poi abbiamo Atena Malagoli, Patrizia Vescovini, Mirta Martini, Giuseppe Gangelli, e poi c'è la mia socia e co-regista Cristina Papotti, e l'altra socia di Fiorella Malagoli. Con noi e con tutti insomma che hanno lavorato, tripolato, e quindi grazie di cuore. Grazie a voi per essere venuti. Grazie di cuore.
Noi abbiamo voluto raccontare questa favola, questo racconto con il cuore, con lo spirito natalizio, quindi siamo tanto contenti. Sigla, sigla, sigla!